Bentornati in diretta con Buongiorno Weekend. Adesso parliamo di cultura, di danza contemporanea, perché se è vero che dobbiamo guardare al futuro, forse dobbiamo pensare anche al presente. Ma chiederemo proprio alle ospiti che entreranno tra pochissimo che cos'è per loro il futuro, perché lo chiederanno a noi, ma non glielo chiediamo anche. Quindi do il benvenuto a Buongiorno Weekend ad Alessia Gatta e Matilde Cortivo. Buongiorno, benvenute, prego. Buongiorno. Piacere, prego, piacere. Buongiorno, piacere. Prego, accomodatevi. Allora, di solito mi fanno sempre i complimenti per come sto così su questi divani che sono un po' scomodi, però loro sono danzatrici stupende, quindi finalmente ecco, imparate e vedete, telespettatori, come si sta sedute veramente bene su questi divanetti. È vero, sono scomodi, possiamo dirlo. Dai, siamo abbastanza bene. Dai, va bene. Allora, intanto grazie. Per essere qui a Buongiorno Weekend. Sono veramente contenta e onorata di avervi qui, perché Futuro Festival è un festival incredibile. Saranno dei giorni speciali per Roma, ma in realtà per tutto il mondo della danza contemporanea e per tutti noi fruitori, che potremo godere di qualcosa di veramente unico. Chiederei alla regia di lanciare il video che spiega un pochino meglio, ci fa un po' assaporare ciò che accadrà in questi giorni dal 17 al 26 maggio a Roma e adesso capiremo dove nello specifico. Quindi vediamo insieme il video così entriamo in Futuro Festival. Wow, mi viene da dire, perché è tanta tanta roba. Già ho i brividi adesso vedendo questo trailer, posso soltanto immaginare cosa accadrà effettivamente dal 17 al 26 maggio. Alessia Gatta, nome e cognome perfetto, io mi chiamo Martina Gatto, quindi già i nostri telespettatori Buongiorno Weekend fanno molta meno fatica a ricordarsi il tuo cognome. Direttrice artistica di Futuro Festival, edizione particolare, edizione importante, ma qual è l'idea che c'è alla base di Futuro Festival, della primissima edizione, e poi approfondiremo quella di adesso? Allora, in realtà Futuro Festival nasce nel periodo pandemico, purtroppo devo tornare indietro ad un periodo poco magari felice per tutto il mondo, però ci ha dato una spinta a riprendere proprio quel periodo e da lì parte proprio Futuro Festival in collaborazione con il Teatro Brancaccio e da un'idea condivisa con il direttore del Teatro Brancaccio, Alessandro Longobardi, con il quale ci siamo incontrati e abbiamo detto: ripartiamo, apriamo il teatro perché era chiuso da diversi mesi, ripartiamo con una grande festa. Quindi l'idea principale era quella di creare un agorà, creare un punto di incontro proprio per artisti, operatori e tutto questo pubblico che fino a quel momento per un anno intero era rimasto costretto a casa. Quindi nasce proprio come idea di festa. Una festa che guarda al futuro, perché forse proprio in quel momento era difficile pensare al futuro, vivevamo costretti e il futuro ci faceva un po' paura, ma allo stesso tempo ci speravamo in un futuro migliore, quindi forse anche per questo questa costrizione ci ha aiutato. La costrizione ci ha aiutato e anche il nome del festival, Futuro Festival, nasce proprio da questa spinta, cioè vedere al futuro come un pensiero positivo, e soprattutto in quel momento eravamo molto convinti che essere positivi doveva essere il principio chiave
per affrontare questo futuro che oggettivamente non sapevamo come sarebbe stato, come certo. tutti quanti noi. E soprattutto per l'arte e il mondo della danza, che comunque, soprattutto quello della danza contemporanea, ha sempre un po' vissuto in Italia periodi poco felici, perché non fruita dal grande pubblico, dalla massa, non è un prodotto mainstreaming oggettivamente, quindi partivamo già con un po' zoppi, no? E quel periodo della pandemia ci ha fatto riflettere e ci ha fatto pensare che probabilmente dovevamo aprire anche un po' gli orizzonti di questa danza contemporanea ad un futuro che non sapevamo quale sarebbe stato. Poi danza contemporanea, che è danza in sé, implica il contatto fisico ed è proprio bello, no? Poter sentire il nostro corpo, poter vivere il nostro corpo e quello dell'altra persona, del collega di palco. Quindi è bella anche questa dicotomia, che nasce tutto questo in un momento in cui il distanziamento sociale invece purtroppo ci ha costretti a questa allontananza, questa distanza, quindi è bellissimo come poi sia nato tutto questo. Arriviamo all'edizione di adesso, perché poi tanta strada è stata fatta e tante cose sono successe in questi anni. Sicuramente una ottima casa avete trovato, quello appunto del Teatro Brancaccio, appunto da questa intuizione anche del direttore Longobardi, però ecco, è una casa che accoglie, perché anche più ha tanti spazi, è corretto, Matilde? Sì, è corretto. Infatti, oltre al grande spazio del Teatro Brancaccio, che è comunque una location incredibile, e dà la possibilità di vedere spettacoli di grandissime compagnie, abbiamo anche altre location, come il Brancaccino Open Air Chapiteau, che è un luogo inconsueto per Roma. Infatti tantissime persone tra il pubblico, quando ci capitano, dicono: non mi sembra di stare in una metropoli, di stare a Roma, perché è inserito all'interno del parco sopra il Teatro Brancaccio, e dove si affaccia anche una grandissima terrazza sopra Via Merulana. Wow. E quindi questo permette anche di vivere il festival non solo all'interno di uno spazio chiuso, ma essendo a maggio anche di godersi l'atmosfera primaverile e avere anche dei momenti di vera e propria community, in cui le persone si riuniscono nel giardino e possono scambiare delle chiacchiere prima e anche dopo gli spettacoli, per alimentare questa visione. Anche perché, scusami, ma io continuo. E poi in realtà per questa edizione abbiamo aggiunto anche altre location. In primis siamo felicissimi di aprire il 17 con un grande opening fatto da 100 danzatori a Piazza Vittorio Emanuele, che è proprio lì vicino al teatro. E poi abbiamo inaugurato si inaugurerà la sezione arte a Palazzo Merulana. Ecco, quindi è un'esplosione nel vero senso della parola di arte e di performance. È molto interessante quello che dite del numero delle persone, ok? 100 danzatori, ma in effetti saranno più di 150 artisti, e soprattutto tanto tanto pubblico che non vuole essere soltanto spettatore, ma si vuole mettere in gioco. Cioè, la vostra intuizione è quella anche di fare domande al pubblico, di diventare un pochino protagonisti, non spettatori freddi e distaccati. Perché voler farlo entrare così? Allora, non ci sarebbe spettacolo senza pubblico, e quindi per noi questo confine tra il pubblico e l'artista è proprio un confine che vogliamo assolutamente cancellare, perché dobbiamo essere alla pari. Senza dubbio siamo noi artisti a concederci e ad esprimerci, perché però c'è un pubblico che ci osserva e ci regala le loro emozioni poi alla fine. L'idea è proprio quella di portare il nostro festival nel quartiere di Roma, e non impostare il nostro festival come si va a teatro, si vede lo spettacolo, si va via. Come diceva appunto Matilde, ci sono stiamo cercando di creare, le abbiamo già create, delle situazioni in cui appunto il pubblico con gli artisti si possano incontrare,
in queste agorà, in questi spazi che poi sono i luoghi che fanno community, che fanno le relazioni, appunto, di contatto, il concetto di contatto. Quindi il contatto non solo in scena attraverso la danza contemporanea, attraverso il linguaggio del corpo sul palcoscenico, ma proprio il contatto, le relazioni e gli incontri e le reti che si possono fare tra i nostri pubblici, che speriamo siano veramente differenti, e gli artisti e noi operatori e organizzatori del festival stesso. E poi vorrò chiederti anche quanto è importante gestire uno staff così nutrito, perché immagino, per avere un festival del genere, questo calibro, un calibro internazionale, adesso capiremo perché, insomma, credo che il lavoro sia tantissimo, e immagino, posso soltanto immaginare quanto sia faticoso, ma allo stesso tempo eccitante poter fare tutto questo. Matilde, quindi appunto incontri, quindi anche non soltanto spettacoli, ma talk, mostre, una battuta. Cioè, che cosa, Matilde? Allora, siccome dicevi, siamo soliti iniziare sempre il festival con un momento di talk, che è questa tavola rotonda che esiste fin dalla prima edizione nel 2021, perché pensiamo che sia il modo giusto per dare il via a questi giorni, a questi 10 giorni di spettacoli, performance, e iniziarli con una consapevolezza diversa. Per cui ci piace aprire con questo momento in cui la moderatrice Gaia Clotilde Kernetic modera personaggi e operatori del settore delle arti performative, e si ragiona su dei temi specifici per arrivare agli spettacoli con un senso di consapevolezza in più. Poi, appunto, come dicevamo, si inaugurerà la sezione arte con una mostra a Palazzo Merulana e vari momenti performativi. E la battle pure sarà un momento incredibile, perché si discosta molto diverso dal momento di talk e il momento della mostra, ed è proprio questa, penso, la forza di Futuro Festival. L'abbiamo definito tante volte un melting pot, cioè un luogo in cui una multiculturalità, una discipline multiple si incontrano e festeggiano la danza in qualche modo. Esatto, festeggiano, è molto bello, perché poi a conclusione ovviamente ci sarà anche un grande party, e va benissimo, certo. Ed è giusto che ci sia anche questo momento, no, di svago e di felicità e di celebrazione, come giustamente diceva Matilde. Alessia, in quanto direttrice artistica, appunto, un crocevia di cultura, di culture anche lontane geograficamente, proprio nello spazio, quanto è stato importante poter portare queste grandi compagnie di danza internazionale a Roma, quindi il centro di Roma, perché via Merulana è sicuramente una delle zone più belle di Roma, ecco, che però diventa improvvisamente grande, improvvisamente internazionale. Quanto sei felice anche di tutto questo? Io sono felicissima, la danza è sempre stata una parte abbondante della mia vita, per cui vedere come queste culture e come i linguaggi della danza, e non solo, ma proprio i linguaggi dell'arte contemporanea, si possano incontrare non solo nel piccolo, quindi del quartiere, neanche della regione, neanche della città, solo della regione, ma proprio a livello proprio internazionale, per me è veramente entusiasmante. Sono veramente molto felice di questo. Tutto questo è stato possibile grazie, come dicevi tu, ad uno staff e ad una sinergia di questo staff, che ringrazio tantissimo, perché tutto questo, senza i miei più intimi e fedeli collaboratori, non sarebbe possibile. Ci siamo espansi abbiamo allacciato delle collaborazioni internazionali grazie al fatto che ci confrontiamo spesso e guardiamo oltre il nostro piccolo, tutti quanti, e questo ci ha dato la possibilità di metterci in connessione con realtà internazionali che a volte conoscevo già, perché comunque faccio questo da 30 anni e a volte invece ci sono state nuove conoscenze, nuove frequentazioni, nuove relazioni che si sono
si sono costruite, dei nuovi ponti anche che si sono aperti, quindi non parlo solo dell'Europa ma parlo anche della Cina, parlo anche della Corea. Abbiamo lavorato non solo ospitando ma anche siamo stati ospitati sia come festival che come compagnia residente del festival, per cui questa diciamo influenza e questa contaminazione con le culture internazionali rende sempre più frizzante e simpatico il festival, perché sì, è bello essere italiani e ne siamo veramente tanto orgogliosi, però io credo, ma penso, credo tutti, dopo soprattutto il periodo pandemico, che le relazioni sono un aspetto fondamentale della nostra vita. Assolutamente. Se è vero che Alessia è la direttrice artistica, vedo molto ferrata Matilde sul su proprio l'ordine degli eventi, quindi non ti chiedo tutti gli eventi ovviamente, però quali sono quelli più attesi? Senza togliere niente a nessuno, perché ne sono veramente tanti, però riesci a darmi qualche nome? Sì, certamente la compagnia residente a cui faceva riferimento Alessia, quindi Ritmi Sotterranei Contemporary Dance Company, che danzerà lo spettacolo Gong il 18 maggio a Teatro Brancaccio. E poi direi le compagnie estere, perché comunque mi sento di dire vengono da lontano e per alcuni di loro è anche la prima volta a Roma. Mi viene in mente Uppercut Dance Theater, oppure Cepula Limnaios dalla Germania. Quindi tantissimi eventi. Sono tantissimi e proprio chiederei alla regia di mandare esattamente quello che stavamo vedendo, iniziando a vedere Gong, perché abbiamo la coreografa qui e quindi direi di vedere un pizzichino, un trailer di quello che ci aspetta. Vediamolo insieme. I'm talking to you. Breath in, breath out. It's 1782. I hear a sound I might not hear again. I see a man, a mysterious figure. Oh no, no, no. Probably more figures in one body. Shh, I don't get it. Shh, too much voices. Shh, oh no. What was I thinking? It's 1950. Smoke, heads, sweet music, jazz music. Maybe I'm hallucinating. No, 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 no. It's real. I'm here. And this is Gong. Ecco, Gong. Nella cartella stampa Alessandro Longobardi dice che giustamente la danza è un pensiero che si fa movimento. Ed è meravigliosa questa immagine. Gong, che pensiero è? Lo chiedo ad Alessia, ovviamente coreografa di questo meraviglioso spettacolo. Allora, nasce da un pensiero di corpo e spirito e chiude una trilogia che indaga sul concetto di contatto e relazione, per cui è una terza opera che segue Keeping Warm e un altro lavoro dal titolo Tu, che nascono proprio subito dopo il periodo pandemico, quindi questo nuovo progetto diciamo va verso quella direzione, sempre di relazione e contatto. In questo caso specifico, diciamo, l'idea è quella di pensare più al contatto che c'è tra il nostro corpo e il nostro spirito. Quindi partiamo da un'idea di mantra che attraverso un bagno di gong, che sono delle sedute di meditazione, attraverso il suono del gong il corpo riceve delle vibrazioni attraverso le quali ci sono dei momenti di rilassamento e di anche sia di alterazione che ci possono portare verso altre dimensioni e sia di rilassamento appunto totale. Per cui il principio è quello proprio di pensare al concetto di corpo e di spirito che insieme possono coesistere, ma che poi ad un certo punto della nostra vita si possono anche allontanare e dividere per anche vivere altre vite. Ci siamo infatti interrogati sulla possibilità realmente di poter vivere altre vite precedenti, future, oppure in questo momento storico magari ognuno di noi può
essere qualcos'altro, no? Ci siamo proprio interrogati su questo. È molto interessante, questa andrà in scena il 18 maggio, quindi ovviamente invito anche i telespettatori a seguire Futuro Festival sui social, anche soltanto per godere delle immagini, chi magari è fuori Roma, insomma, però chi invece è di Roma e può vivere questo festival esplosivo dal 17 al 26 maggio, invito davvero tutti a seguire sulle pagine social Futuro Festival e anche godere del sito dentro al quale si può trovare tutto il cartellone, in modo tale da non perdere neanche un evento di questi tantissimi 10 giorni di attività con veramente 10 spettacoli, 5 performance e 8 prime nazionali. Di cui 8 prime nazionali. Matilde, tu sei anche ovviamente danzatrice, però partecipi attivamente nello staff, nell'organizzazione anche di Futuro Festival. Ecco, c'è qualcosa che da un punto di vista pratico, ok? Quindi di organizzazione, di aiuto, ti porta però, ti aiuta e ti porterai con sé anche nel tuo mondo da danzatrice? Bellissima domanda, innanzitutto. Un po' difficile, veramente bellissima domanda. Sì, in realtà sì, ma questo penso faccia parte in generale del mio modo di approcciarmi al mondo della danza, perché all'interno del festival soprattutto mi occupo della parte testuale, quindi di tutto quello che è contenuto editoriale, e in realtà questa vicinanza tra la parola scritta e il corpo che danza è una questione che mi sta molto a cuore e mi sta molto vicina, perché penso che sono due linguaggi differenti ma che hanno possono trovare qualcosa in comune, perché entrambi fanno parte dell'umana tensione a voler comunicare. Quindi un corpo che si muove, un corpo che danza, è un linguaggio il più delle volte istintivo, che passa attraverso proprio l'istinto, il corpo, le fibre muscolari, e invece il pensiero che si fa scrittura è un altro modo di comunicare, ma entrambe le cose sono parte dell'essere umano dagli albori, ecco. È meraviglioso, e complimenti, perché riuscire a poter comunicare a 360 gradi effettivamente, a utilizzare ogni fibra del nostro corpo e del nostro cervello per comunicare è veramente potente e invidiabile a chi invece non riesce, per chi non riesce a farlo. Alessia, abbiamo parlato di Gong, tante prime internazionali hanno un fil rouge. Io dalle immagini ipotizzo che sia importante anche per il telespettatore, per il pubblico, vedere oltre che il corpo qualcosa di impatto, sia forte a livello di proprio di immagini. Quindi non è soltanto più la danza ma anche l'arte che si sposa, forse, ipotizzo, sì, non lo so. Senza dubbio è una chiave di lettura fondamentale. Il fatto che ci sia Matilde, che è una danzatrice, ma che anche fa parte dello staff, secondo me dichiara proprio la natura di Futuro Festival. Siamo uno staff di artisti principalmente, e mi piacerebbe citare anche il resto dello staff, che sono Viola Pantano, che si occupa di tutta la grafica e di tutta la comunicazione e quindi di tutti i contenuti grafici e fotografici che ci portano al grande pubblico, che è un artista e che tra l'altro sarà presente nelle performance di Palazzo Merulana. Monica Bellardinelli, che si occupa di tutta l'organizzazione del festival, mio braccio destro, che è un'attrice. Straordinaria direi. ed altre, realmente siamo pochi, non siamo così tanti, siamo forse cinque. Beh, però siamo forse cinque. Sono quelli maggiormente. Siamo cinque artisti che esatto. Lavorano per un unico obiettivo, affiancati poi da dei tecnici che ci supportano ovviamente nella praticità di tutto questo. Mi sono un po' persa? No, appunto, rispetto all'importanza dell'immagine. Esatto, per me è sempre stato un aspetto fondamentale.
La danza intesa come movimento del corpo, sì, ma intesa proprio come una città che si muove, un mondo che si muove, per cui raccontato anche attraverso delle immagini e un visivo che possa lasciare anche un certo tipo di bellezza agli occhi. Quindi non vorrei trascurare il concetto di bellezza che ognuno di noi ha, porta con sé rispetto al proprio bagaglio, però la parola bellezza è una parola chiave anche per Futuro Festival e credo che tutta questa giovane danza contemporanea, cioè proprio di oggi, che lavora verso attraverso un intreccio dei linguaggi e che non parla solo di corpo, credo che sia veramente fondamentale. Dell'oggi che guarda il futuro, Futuro Festival è il futuro negli occhi di chi guarda, quindi godete di tutto questo, godete del futuro guardando queste meravigliose performance, quindi davvero Futuro Festival dal 17 al 26 maggio a Roma, Brancaccio e dintorni, però seguiteli sui social e sul sito in modo tale da non perdere neanche un evento. E sono davvero orgogliosa e felice di avervi avuto qui ospite, grazie. A Buongiorno Weekend, grazie, quindi grazie allo staff e grazie ad Alessia Gatta, direttrice artistica di Futuro Festival, e a Matilde Cortivo, danzatrice e dello staff ovviamente di Futuro Festival. Grazie. Ancora e merda per Futuro grazie, Festival. Grazie a voi, grazie a te e grazie a questo spazio che per noi è veramente prezioso. Grazie, davvero sono felicissima di questo. Qualche minuto di pubblicità e poi ci prendiamo un caffè con Danila Stalti, a tra poco.